Un'iniziativa rivolta a giovani nuotatori tra i 10 e i 18 anni che propone una preparazione tecnica di alto livello abbinata a momenti culturali rispetto a una sana alimentazione, corretti stili di vita e ad attività alla scoperta del territorio. È il TVN Campo in programma a Gubbio per 3 settimane dal 20 agosto al 9 settembre. È un camp di specializzazione rivolta a giovani nuotatori che vogliono migliorare la propria tecnica, soprattutto stando a contatto con allenatori di esperienza internazionale, ma soprattutto stando a contatto con due atleti che saranno gli ospiti d'onore, che sono Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. Ospiti d'eccezione saranno nelle prime 2 settimane Thomas Ceccon, fresco del titolo di campione del mondo 50 delfino, ma anche detentore del record del mondo dei 100 dorso, e nella terza Nicolò Martinenghi, appena confermato vice campione del mondo dei 100 rana, che daranno il loro contributo agli allenamenti dei ragazzi, ma inizieranno anche la loro preparazione in vista delle Olimpiadi. Il focus sarà sul nuoto e sugli aspetti tecnici, ma visto che il tutto sarà fatto in una cornice stupenda come quella di Gubbio e del terreno gubbino, vogliamo anche, diciamo, collegare l'attività dello sport anche all'attività del territorio. All'iniziativa collaborano anche Università dei Sapori di Perugia e Confcommercio Gubbio, che ogni venerdì propongono una tavola rotonda su sana alimentazione e corretti stili di vita. Coniugare lo sport ad altissimo livello tecnico, con la presenza anche di campionissimi, con aspetti squisitamente culturali e associato poi anche alle questioni che riguardano lo stile di vita, l'alimentazione, il benessere, diciamo nel senso più alto del termine, credo che sia un'operazione molto intelligente che valorizza la nostra comunità, il nostro contesto sportivo, ma non solo, anche il nostro tessuto civile. È una iniziativa, diciamo, per certi versi ambiziosa, che però noi stiamo sostenendo e seguendo con attenzione, perché potrebbe rappresentare un punto di riferimento per degli allenamenti di alto profilo anche a livello di una città come Gubbio, che si presta molto alla concentrazione, al lavoro, buon mangiare, al buon riposare, quindi diciamo tutte situazioni collaterali che aiutano un atleta a esprimersi al meglio. Poter portare grandi personaggi, grandi atleti, portarli sul territorio, far rivivere il territorio attraverso lo sport, credo che sia una delle cose che la società sta facendo, e lo sta facendo credo in un modo egregio, presentando il nuoto nella veste della grande opportunità che si offre non solo ai grandi atleti, ma anche agli atleti di casa, di avere la possibilità di allenamenti mirati e sicuramente non facilmente reperibili su altre strutture.